Questa mattina vogliamo tornare ad Assisi, ci siamo stati già ieri perché abbiamo parlato di una mostra che sarà visibile fino a fine anno, il Vangelo è nient'altro e oggi torniamo a collegarci con Assisi per parlare del premio internazionale San Francesco e Carlo Acutis per un'economia di fraternità. Lo ritroviamo quasi a distanza di un anno, padre Anthony Figueredo. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno Paolo e tanti saluti da Assisi. Grazie, grazie Padre Anthony. Allora, torna anche quest'anno il premio internazionale Francesco d'Assisi e Carlo Acutis, un premio finalizzato a incoraggiare che cosa, Padre Anthony? I progetti dal basso, a livello di base di persone, enti, società che si uniscono per sviluppare un progetto al vantaggio della loro comunità locale. È veramente impressionante i progetti che abbiamo ricevuto in questi anni, proprio gente spesso povero, disagiato, abbandonato, altri che si mettono insieme in loro favore, un progetto specifico per il bene della comunità locale. Questo nel nome di San Francesco d'Assisi, del beato Carlo Acutis, nati in due momenti storici completamente diversi, ma potremmo dire accomunati da parole come fraternità, condivisione, accoglienza del prossimo. Infatti, Paolo, sono appena andato, mi sono fermato davanti alla tomba del beato Carlo Acutis prima di questa intervista, che è proprio qui nel santuario della Spoliazione. 800 anni prima, proprio qui San Francesco si è spogliato, così dando al mondo una nuova economia che non è centrata su noi stessi, ma sull'altro. E la stessa cosa, beato Carlo Acutis, 800 anni dopo, che ci dice: tutto passa, una vita sarà veramente bella quando noi ci diamo a Dio e al nostro prossimo. È quello che stiamo provando tramite questo premio internazionale, di incoraggiare, accogliere progetti da ogni angolo del mondo, proprio per dare un slancio a questa nuova economia di fraternità tanto voluta da Papa Francesco. Questo vuol dire l'economia che veramente vede l'altro, vede i loro bisogni, ma anche utilizzando le risorse di persone che sono capaci di condividere le loro risorse. Quest'anno, Paolo, abbiamo dato il premio a uno dei paesi più poveri nel mondo, Chad, in Africa. Un Sì. gruppo di... È stato bellissimo perché è proprio un piccolissimo villaggio in una zona che è circondata di paesi in conflitto, no? Sudan, Congo, Chad stesso, c'è tante difficoltà. Ma abbiamo ricevuto quest'anno, penso, più o meno 50 progetti e abbiamo scelto questo progetto da un villaggio che si chiama Baibukum, e Oh. dove questi 12 giovani si mettono insieme per costruire un panificeria, un laboratorio di panificazione, utilizzando proprio le risorse nei campi, e i campi sono poverissimi. Questi 12 giovani erano senza lavoro, erano anche soffrivano da una malattia di epilepsia, alcuni di loro, e con l'aiuto della chiesa locale, in modo particolare le suore francescane angeline, sono stati incoraggiati di sviluppare questo progetto. È bellissimo perché proprio in Certo. questo momento stanno costruendo un laboratorio e dopo cominceranno con la formazione giusta di produrre il pane che venderanno ai locali, no? Utilizzando le biciclette, è molto bello, eh?
Assolutamente, bellissimo questo progetto, la ringrazio, ti ringrazio Padre Anthony, ci diamo del tu per averlo segnalato. E poi hai citato il Chad, Baie Bocoum, ed è un paese in cui ci sono le missioni anche dei frati cappuccini della nostra provincia religiosa. E come dicevi, sono arrivati 50 progetti e per quanto riguarda il premio di quest'anno, quindi quello che sarà assegnato nel 2024, immagino, le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 31 dicembre del 2023. Avete raggiunto già un cospicuo numero di progetti ad oggi? Abbiamo aperto il progetto a fine giugno e abbiamo già ricevuto 5 progetti, deve dire 2 da Sud America, 1 da Europa e un paio di Italia. Ma stiamo aspettando tanti progetti quest'anno. E noi diciamo non abbiate paura di mandare questi progetti. Tutti i dettagli si trovano sul nostro sito Francesco Assisi Carlo Acutis Award in inglese.com. Allora guardate bene, no, questo sito, c'è anche una griglia con i criteri per mandare questi progetti. Il punto è che questo premio vuole essere generativa, non soltanto assistenzialistica, no? Mm-hmm. E così qualunque, dovunque potete mandare un progetto a noi e noi valuteremo tutti i progetti e speriamo qualcuno che ascolta tra i vostri ascoltatori possano vincere quest'anno. Beh, chissà, assolutamente, il più meritevole sicuramente, il progetto, come dire, più innovativo, più interessante. Poi, come dicevi tu stesso, Padre Anthony, c'è una giuria il cui poi insindacabile giudizio si occuperà di premiare il progetto. E questo premio nasce all'indomani della beatificazione di Carlo Acutis, è così? È stato bellissimo, Paolo, sì, proprio il giorno la beatificazione qui ad Assisi, l'arcivescovo Monsignore Domenico Sorrentino ha voluto dare, no, un esempio per il mondo, perché gli istanti sono concretissimi, no? Ci chiamano alla santità, è una santità che è molto concreta, che vede i bisogni degli altri. E così questo progetto nato proprio dal beato Carlo Acutis, la beatificazione, e anche mettendo insieme questo grande santo, no, Francesco di Assisi, 800 anni fa. Noi vogliamo dire che questi due santi puntano a Gesù, puntano alla sua carità, che non è di vivere per noi stessi, ma dare la nostra vita per l'altro. E proprio lì troviamo la nostra gioia. In questi giorni, Paola, stiamo vedendo migliaia e migliaia di persone che stanno venendo a questo santuario, la spoliazione, in modo particolare tantissimi giovani coppie, e io vedo tante speranze per la Chiesa, gente che vogliono dare loro stessi per il bene del mondo, in un mondo così travagliato. C'è il bene, esiste il bene. Ecco, Padre Anthony, non a caso abbiamo scelto questa settimana per collegarci con te, con il Santuario della Spoliazione, per parlare di questo premio dedicato a Carlo Acutis e a San Francesco d'Assisi, proprio perché il beato Carlo è tra i patroni della GMG, delle Giornate Mondiali della Gioventù, quella che si sta svolgendo a Lisbona, quindi insomma, come dire, nulla capita a caso. È proprio così, è molto bello perché noi anche stiamo portando la reliquia del pericardium del beato Carlo Acutis in tutto il mondo. Sono stato negli Stati Uniti, adesso andremo in Irlanda, tanti diocesi di Italia, perché è questo, no? Carlo Acutis diceva questo: per amare ciò che ci aspetta domani, l'eternità, bisogna dare il migliore frutto oggi. Allora, la vita con Gesù, sempre unito a Gesù, dicevano, ecco il mio programma di vita. E questo unirsi a Gesù, in modo particolare tramite l'Eucaristia, l'adorazione, tramite la Vergine Maria, i Santi, la confessione, la carità, la vita diventa bella, piena. Dio non toglie nulla, ma ci dà tutto. Questa è la bellezza
dei santi, questa è la bellezza di questa giornata mondiale di gioventù, questa è la bellezza di questo premio. Francesco Assisi, Carlo Acutis, per una nuova economia di fraternità. Grazie, grazie di cuore Padre Anthony per essere stato con noi. Posso chiederti un favore? Certo Paolo. Allora, a fine intervista o quando ti è più comodo, anche più tardi, insomma, se vai a fare una preghiera al Beato Carlo Acutis per noi, per tutti i telespettatori di Padre Pio TV e aggiungo per tutti i giovani italiani, in particolare quelli di San Giovanni Rotondo che sono a Lisbona e stanno partecipando alla GMG. Prometto di farlo subito, noi stiamo vedendo miracoli Paola e sono sicuro questi santi sono potenti anche per i giovani di San Giovanni Rotondo, per tutti i vostri ascoltatori e anche per lei Paolo. Grazie. Grazie di cuore per essere stato con noi, magari ci sentiamo a dicembre per sapere come sta proseguendo il premio e poi il prossimo anno. Ormai è un appuntamento fisso quello con Padre Anthony Figueiredo. Grazie di cuore per essere stato con noi. A voi, buona Ciao. Giornata. Allora, noi ci fermiamo ancora qualche istante, linea alla regia e poi torneremo per andare insieme in palestra.